Il coronavirus non è altro che un virus respiratorio. Quando noi parliamo di influenza, rendetevi conto che il 90% delle infezioni respiratorie etichettate come influenza sono dovute a virus respiratori diversi dall'influenza, tra cui il coronavirus, il virus respiratorio sinziziale. Ce ne sono circa una ventina. Sappiamo che questo è un virus che si diffonde, così come sappiamo che finisce una volta arrivata la stagione calda. È un virus tale quale a quello della SARS, che iniziò a febbraio e finì a giugno. Quindi l'importante è avere coscienza che per queste cose bisogna essere soltanto preparati mentalmente. Sono gli anziani che, avendo accumulato negli anni patologie cardiache, patologie neurologiche, malattie come il diabete, hanno maggiori rischi di contrarre questa malattia. Per quanto riguarda poi il discorso della pulizia, non comprate inutili detergenti, disinfettanti. La pelle è normalmente abitata da batteri. La cosa fondamentale è per l'igiene delle mani. E le mascherine, ancora una volta, lasciatele a noi che dobbiamo metterle, e al paziente che potrebbe essere infettante, e noi quando facciamo delle manovre vicino al paziente che potrebbe essere infettante. Ma fuori le mascherine non servono. La stragrande maggioranza di coloro che hanno questo virus non ha sintomi, non ha niente, al massimo una banale influenza. Quindi non correte a fare questi tamponi, che non servono. Non vi servono a voi e non servono alla comunità. Evitateli.